In adolescenza l'immagine di sé si va definendo, si va strutturando e questi dati non fanno altro che dimostrare quanto i social ad impatto visivo possono incidere sull'immagine di sé, ovvero su come noi veniamo percepiti dagli altri e come noi stessi ci percepiamo. Noi cerchiamo in qualche modo di far passare un'immagine che molto spesso non corrisponde a quella reale, utilizzando filtri, fotoritocchi, lavorando molto sulle angolazioni d'immagine. Più si lavora su questa immagine, si distorce questa immagine, più avremo poi difficoltà magari a presentarci dal vivo a qualcuno. Un ragazzo che avevo in terapia mi ha detto, dottore, Instagram è come il paese dei balocchi, sono tutti perfetti, siamo tutti bellissimi, ma poi nessuno è bello. Non entrare all'interno dei social prima dei 13 anni, quindi prima della partenza dell'adolescenza. Non esiste una data giusta, una data sbagliata, una quantità di tempo giusta, una quantità di tempo sbagliata. È la qualità del tempo, come noi impieghiamo il nostro tempo, per esempio, all'interno di Instagram. Se togliamo tempo alla nostra vita, Instagram può essere pericoloso per diverse cose. Intanto stiamo dando uno strumento costruito non per ragazzini, ma costruito prevalentemente per adulti, a dei ragazzi che ancora non hanno una struttura identitaria formata, quindi di per sé sono a rischio perché possono accadere situazioni di cyberbullismo, sono a rischio perché ci possono essere situazioni di una percezione errata del proprio sé, del proprio corpo, quindi cercare di modificare la propria identità corporea, ma può essere anche pericolosa proprio per quei meccanismi compulsivi che si possono creare, basati sul principio della dopamina. Dare un buon esempio, far vedere ai nostri figli che mettiamo online delle cose realistiche che noi manipoliamo, educare l'esposizione online, quali sono i rischi, qual è il rischio di mandare una foto, di postare una foto, di dare informazioni online e parlare. Iniziamo a chiedere come è andata la loro giornata, ma anche come è andata la loro giornata online. Questa è la base della corretta educazione digitale.